Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. L'uomo impose nomi a tutto il bestiame, ma non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Saranno pure antiche le parole della Bibbia, ma sono di un realismo che nessuna epoca riesce a smentire. E la conferma è data da Dio stesso, il Creatore. Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli corrisponda. Un animale domestico, per quanto affettuoso e fedele, non è una persona, non le corrisponde. E se non le corrisponde, quella persona rimane chiusa in se stessa. È un dato indiscutibile, però. L'uomo e la donna, seppure uniti in matrimonio, a volte non hanno riguardo a separarsi se le cose non vanno per il verso giusto. Ma ciò non toglie nulla a quel presupposto. Essi comunque si cercano, hanno bisogno uno dell'altro. È come se portassero scritto nell'intimo che soltanto se sono in due ognuno può realizzare se stesso. È comprensibile l'amarezza di fronte ai casi frequenti di separazione che avvengono oggi con frequenza, ma non è fuori luogo ricordare che anche tra gli ebrei di 2000 anni fa accadeva. È Mosè che ce l'ha permesso, dicono i farisei a Gesù. Sì, è vero, risponde il Signore, ma ve l'ha permesso per la durezza del vostro cuore, cioè per la vostra immaturità. Perché seppure grandi di statura e colti o avanti negli anni, nell'intimo siete rimasti piccini, accartocciati su voi stessi. All'origine non fu così, infatti. Nelle intenzioni di Dio che vi ha creati, voi siete fatti per l'unità, anzi, per la comunione. Proprio perché siete immagine di Lui, Dio è comunione di persone. Più che ovvio assomigliargli, ci ha fatti a sua immagine. Noi non abbiamo alcun diritto di giudicare le storie problematiche di coloro che si separano, anzi, proprio in nome di Dio occorre testimoniare comprensione e misericordia, il che tuttavia non ci esime dal riconoscere che la durezza dei cuori, cioè l'immaturità nell'amore, contagia in maniera pesante la nostra cultura. Siamo ancora lontani dal vedere le cose, le situazioni, le persone con lo sguardo obiettivo di Dio, che è lo sguardo di quei bambini dei quali Gesù dice: a chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Quel regno nel quale l'uomo e la donna stanno insieme perché sanno di essere dono di Dio l'uno per l'altro. Ebbene, alle porte di quel sinodo che nella Chiesa dovrà riflettere e trarre conclusioni a questo riguardo, la cosa più saggia da fare è domandare a Dio che ci dia lo sguardo di quei bambini e ci guarisca da quella durezza di cuore che è il vero ostacolo alla nostra possibile felicità. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.